Felice Grasso, fine da me. Eccoci qua nella cameretta. Passato qualcosa qua volando. Cioè, l'uomo volando. Sono completamente pazzo. Buona domenica, ma ragazzi. Io adesso sto soffrendo di allucinazioni, ma da un mese o due a sta parte. Sì. In casa vedo cose, però cioè, non è che sei da solo in casa? Sì. Queste sono le paste del 90 che tornano. Allora, pastificio Barloni. Della cameretta più cool di tutta YouTube Italia. La rosa e bianca. Sì, con le due cacchine dietro. Si può che a 30 anni dobbiamo scottare la cameretta della sua ragazza per fare live. Questo si purtroppo può, è quello che succede nella vita. Ora, quando la vita fa schifo. Quando la vita è nostra. Bene. Vi avevamo promesso. Perché sbiascico come quei amici del tubo, no. Vi avevamo promesso il tubo Nico. Rancore, ma lo faremo a pillole perché è pesante. Sì. Bravo, ma rompe il c***o. No, più che altro anche perché ci sarebbe veramente troppo da dire. Quindi cosa facciamo? Diamo importanza ai pezzi. Bravissimo. Quindi faremo 4 pezzi per 3 puntate. Quindi un trittico di rancore. Oppure scrivete qua sotto se preferite il trittico di rancore o il trittico della coda di Fiorello di quando faceva karaoke. Esiste un trittico di quella cosa? Lo facciamo fare da shaman. Ok. Allora ragazzi, adesso noi partiamo. Che c***o. Era uno sparo quello, sì. Vero? Adesso noi partiamo, noi ascoltiamo il pezzo, non lo facciamo sentire. Ma leggiamo il testo, come abbiamo fatto con il disco di Tommy Cooney. Non vedrete quando ascoltiamo il pezzo, vedete soltanto quando leggiamo il testo, quando lo analizziamo. Quindi, Underman l'abbiamo già fatta, quindi io la skipperei. Ok. Partiamo subito con Giocattoli, che è una delle mie preferite. Quindi faremo Giocattoli, Bip Bip, Depressissimo l'abbiamo già sentita? Sì, o me l'hai fatta sentire, sentire tu? E sangue di Drago. Ok, quindi finiremo con Sangue di Drago, che è già la mia preferita, poiché è normanna. Normanna, tu che non sei un c***o fantasy e comunque di quello che concerne la Scandinavia, sì. E comunque un certo tipo di narrativa tolkieniana, tanto per fare un esempio. Giocattoli! Fai l'amore, usi tutti e cinque i sensi, eppure dopo cerchi un po' sigaretta. Un po' ti sfoga, fine, non sei più, se sono un altro inizio. Raga, io sono un po' commosso, quindi adesso come cerco... sempre a questa linea da Murubutu che deve per forza angosciarti. Non puoi scrivere una canzone già per fare la cosa che in realtà non è proprio tanto angosciante, in realtà è semplicemente un parallelismo della realtà con Giocattoli, che poi non sono neanche giocattoli perché alla fine parla quelli della sigaretta. Allora, il giocattolo in questo caso è, si è impersonificato nei giocattoli. Bravissimo. Quello che serve da bambino e che ti accompagna. Sono 3 strofe ben distinte. Sì. La prima strofa parla della bambola. Sì, la prima strofa è la bambola. Quando è il pezzo che mi è piaciuto di più è quando dico segui i miei movimenti col tuo pensiero, perché già che lo pensi lo stai facendo. Bravissimo. No? Quindi è bellissimo essere la bambola della bambina, perché sai, ci stai assieme, eccetera eccetera, perché sei proprio quello che lei vuole in quel momento. Un'attrazione morbosa. No, morbosa no, arriva dopo il morbo. Beh, ma anche quella è un'ossessione però, la bambola per una bambina, attenzione. O forse l'ossessione è il suo. Ma lo leggiamo il testo? A volte in delle fasce io sono vietato, a volte consigliato secondo l'età. Io non so chi mi ha inventato, venduto o comprato, chi mi ha incartato, e non so neanche in quale festa. Non so se era Natale o c'era un compleanno di mezzo, ma so che sei una femminuccia sveglia e spesso resti coi maschietti tutto il tempo. Questa è già la fase paracula, no? I giovani crescono. No, in realtà non è che è... sei una tipa, sta sempre coi maschi e dice io non ho amiche quando gli chiedi presentami un'amica. Evidentemente non hai amiche perché sei una cagacazzo e le altre donne ti schifano e rompi. Devi essere veramente insopportabile. E se i maschi ti tengono è solo perché ti vogliono chiavare, non perché sei cool e sei inca, io sto con i maschi, sono figa. No, sei una merda, non hai amiche perché sei antipatica, sei s***a, sei coi maschi. Ah, io l'erba non la pago mai e lo so perché non la paghi mai. Vabbè, scusa. In realtà sai cos'è il discorso? È che le donne si odiano tra di loro, quindi non odiano stare tra di loro. Sì, sì, preferiscono la compagnia maschile perché hanno più charm verso il maschio e quindi non... E sì, quindi sono al centro dell'attenzione. Certo. Esattamente quello che dice il testo, eh? Ricordo appena mi hai visto, tu sei esplosa di gioia saltando in braccio a tua mamma e lanciando un bacio a tua nonna. Bello braccio bacio. E nonostante la torta avesse la pasta sfoglia che non ti piacesse, un must dei compleanni quando tua madre ti conosce da tutta la c***o di vita e ti fa la roba che non ti piace, anche al tuo c***o di compleanno, mi hai cacato tu da quelle gambe immonde, mi hai cresciuto, lo sai che non mi piace, ragazzo, lo sai che non mi piace la pasta sfoglia, il mio c***o di compleanno, mi hai preso la torta, 100.000 milioni di torte nel mondo con la pasta sfoglia. Io rancore, voglio fare un appello, potresti fare cose meno mirate perché poi Barlo si infervora e gli escono tutti i rancori della gioventù. Non l'hai mangiata poi così controvoglia, che poi sei poi corsa, piace la panna. Poi sei corsa da me, la bocca ancora che mastica, in un secondo mi hai tolto dal mio involucro di plastica. Poi fu un attimo e il tuo monologo sembrò un mistero, perché lui non capiva il c***o
c***a sta bambina. Già parlano queste donne tutto il tempo. Il corpo mio si muoveva secondo ogni tuo pensiero. Bello, l'ho detto prima. Tu che giochi anche con cose come me, creando dialoghi, e sei sempre tu che parli. Quella sarà una costante di tutta la vita. Sarà sempre lei che parla. È un modo per scacciare i diavoli. Li muovi per sconfiggerli da ieri in questa sala. E poi mi lasci e vai a dormire perché il sole cala. Vabbè, quanto cioè, io tempo vorrei essere posto. Chi cresce non apprezza più i giocattoli. Riprende tutte tra le strofe. L'unica cosa è che io rancore non riesco più a sentirlo con la gioia, perché c'è Lolo che lo imita male e non riesco a non collegare. Lo sai che abbiamo altre tre da sentire, vero? Porco te. Adesso cambia, perché la bambina è cresciuta e non ha più la bambola. Era chiaramente una bambola perché la muoveva secondo i suoi pensieri. Certo, sì, assolutamente. Il giocattolo dell'adolescente a volte in delle situazioni sono fuori luogo, come la prima strofa. Però tipo il rossetto in chiesa è fuori luogo, certo. Per dire, io sono scelto solamente se sto bene e ogni maschera inizia come un gioco. Quindi ogni volta che ti trocchi da piccolo inizia come un Bellissimo. Gioco. Ma spero tu abbia altri uguali a me, così restiamo assieme. Io non le lascio le tue labbra, io resisto anche all'acqua. È pesantissimo. Non resto neanche sulla bocca di chi spesso ti tocca. Capito che sai quei super rossetti a prova di bocchino? Sì, non credo sono... fosse quello che intendevo. Ok, sì, ho capito. Non sono rosso per forza, ma tu mi hai scelto così. Vai da una borsa all'altra, fino alla giacca di non so chi. Pesantissimo. Già dall'astuccio, levami il cappuccio. Avrò una rotazione e esco dal guccio. Questo è chiaro sinonimo della fellazio. Anche secondo me. Esatto. Infatti da tanto sul sessuale. Tu fai tutta la canzone. Esatto. E scorro sopra due petali di passione. Cosa sono i due petali di passione? Bravo. La mia tonalità, so che ti piaceva già da bambina. Un po' sei scema. Pensi che ti stia bene perché si abbina. Cioè, ma sei ritardato. Vabbè. Questo cazzo ci rovina, ci sbiadisce, ci confonde. Che l'altro uomo. E lui che dice sono io che devo stare con questo. Pure geloso, lo sento. Come era gelosa la bambola quando Bravissimo. Poi giocava con gli altri. Tu che cerchi di tenermi acceso ai bordi della fonte. Cioè, continui a mettermi la su. Tua lingua scorre sulle rocce lisce sotto fronde di parole di cui sono la cornice tua più forte. Quindi la tua lingua scorre sulle rocce lisce sono i denti. E le tue parole sono così vuote perché parli tutto il giorno ma non hai un c***o da comunicare, che la cosa di cornice più forte è proprio il rossetto. Che almeno uno ti guarda quella bocca, la bocchinata che tieni e non ascolta. E parli da quando sei bambina che parli tutto il c***o di giorno. Ti stavo per dare contro, però in realtà hai ragione. E da quando cioè, è bambina è veramente che parla? Così, assurdo, certo. Credevo che fossi un c***o. Invece no, bravo. Poi mi lasci in giro. Un discorso lungo con il lavandino, perché lo pianta lì e se ne va. Sì. Non voglio sapere a fare cosa. Ti racconto quanto il tuo respiro non è un trucco. Ma di colpo tu mi schiacci sullo specchio. E allora sei stronzo. Lasci un cuore a quel cretino. Mi finisci, mi butti e ti scordi tutto. Certo. Questa è la cosa con te. Di ogni finisce giocattolo su... che viene usato, regala gioie e poi viene abbandonato. Noi non siamo come quelle brutte, cattive donne. Noi giocattoli li teniamo, noi uomini li teniamo anche finché morte non ci separi. E i Lego che avevo da piccolo li ho regalati a un bambino povero. Bravo. E suo padre mi ha regalato due canne, perché proprio sapeva che costavano un botto i Lego. Avevo il galeone dei vichinghi, il castello, quello dei leoni. Te lo ricordi? Con i leoni rampanti, il castello dei cavalieri. Bellissimo. Stava un botto. Andiamo avanti, ti prego. Strofa 3. In certe fasce, in teoria, sono vietato. Sono sconsigliato indipendentemente dall'età. Questo è il gioco della donna matura. Se è uno stato, non saprò mai dove sta, perché poi viene certo. prodotto in tutto il mondo, distribuito. Volendo, puoi offrirmi. Però volendo, no. Ho un pacchetto pieno, ma non te ne offro. Volendo, mi mischierò per fare la cannetta. Sarà il mio grande debutto. Io rischierò di brutto. Il fuoco brucerà. Tu succhierai da me quasi tutto. Madonna, quanto è pesante. Ma non è che ogni cosa è pesante. È solo veramente ricercato. Cambia termine anche tu, no? Ricercato. Però, cioè, capisci che non è proprio la sigaretta. Perché di quello tu ogni cosa associ la tua esperienza traumatica con le donne. Ma non è che è sempre così. Invece secondo me è proprio così. Così morboso il rapporto con l'umanità. Sarà l'identità che ti sei scelta mentre ci pensi. A seconda del pacchetto, se vuoi la slim, se vuoi la strong, se vuoi quella alla menta. L'identità, perché sei così vuota, donna, che parli tutto il giorno, non è da dire. Per darti un tono devi avere un accessorio. È come quando la donna migliore amico gay. Ho il migliore amico gay. Perché così non è una borsetta l'amico gay che ti porti dietro. Va bene, andiamo avanti. Allora non posso dire niente. Ancora una canzone che ha fatto. C'è chi mi vive come fosse addirittura un culto. E quando fai l'amore usi tutti e cinque i sensi. Però questa non usa il settimo senso, Siri. Non l'ho capito bene. Quando fai l'amore usi il tatto, la vista, l'olfatto. Anche il sesto senso che è l'intuito. No, non hai capito. Non capivo bene l'associazione tra sigaretta e sesso. Poi ho scoperto. Dopo che poi... fai ritardato. Vabbè, è ritardato. Non ho mai fumato, che ne so. Eppure dopo cerchi me. In fondo un po' ti sfoga, ma è solo stile. Ma è strano che proprio adesso tu ti senta infantile, che sputi nebbia e che non vedi intossicarsi le fatine. Questo è Lolo però. Non sai più se è un altro inizio oppure un'altra fine. Perché come diceva quel
Inacidito con le donne di Barlo. No, di Oscar Wilde, sì. La sigaretta è l'emblema perfetto del vizio, perché è veloce, ti lascia completamente insoddisfatto e ne vuoi sempre un'altra. Ho capito. Mi nasconderai fino a confondere la mia funzione. Quindi si vergogna di far vedere che fuma? Dici non sono dipendente, te la racconti da solo, ma invece okay. Sì. Dopo un bacio tu mi dai una schicchera e mi butti giù dal balcone. L'emozione ricorda qualcosa che non ricordi, qualcosa con cui giocavi quando eri un po' meno sporca. Bambola. Però è normale che hai bisogno di altri mondi, uscire, vivere con gli altri, abituarti a nuovi giochi con gli stolti. Tutto si butta, tutto si scorda. Sei cresciuta già parecchio. Tua madre questa volta ha il coraggio di buttare ciò che è vecchio, ciò che ingombra. Che se la mamma da piccola ti butta i giocattoli, ti incazzi. E appena vai due giorni in Veneto a fare i concerti, torni a casa: mamma, dove sono i guantoni da box? Dove sono i miei fumetti dell'85? Ecco. Dove sono i miei Transformer, quelli desertico? Ma non ci giocavi più! Non ci giocavi più. Cioè io non li toccavo per non rovinarli. Mamma, sei una... Bene. Allora, abbiamo capito li che tenevo come una reliquia. Non ci giocavi più. Ragazzi. Non li toccavo. Perché l'accio delle mani sul fumetto antico va. I musei vaticani c'hanno le pinzette per girare le varie. Ragazzi, pagine. Allora, rettifico quello che ho detto all'inizio. Non riusciamo a farne quattro, ne facciamo solo due oggi. Vabbè, però se non si può dire niente, uno deve anche fare una cosa del testo. Bip, bip. E sono sicuro. Ma questa non è più. A me questa non è piaciuta, però. Perché c'è questo odore di aglio, burro e prezzemolo? Questo di avere il cibo. Solo lo so perché fanno il cimiciurri, sì. Ragazzi. Vai! Mille chilometri l'ora, mentre pensi che ci meritiamo una volta presi di rigore. Patente, bro, sono super, però nel microfono qua. Super poteri divento bip bip. Ah, ritornello qua. Questo dipende, guarda quei mostri quando le hit una volta. Fondamentale, io non metto i freni, devo finire il pezzo, non riesco ai problemi. Ma è un dissing alla scena. Bello questo dissing alla nuova scena e soprattutto a Jamie Tights. Ma io non l'ho letto, dov'è che lo vedi il dissing a qua Jamie dice rap veloce come Jamie Tights che non si capisce un c***o solo perché così posso dire quello che voglio, che tanto vado veloce. E dici figo, ma non hai capito in realtà nulla. Ma non l'ha detto così. Qua tra bip bip e tic. Allora, vogliamo spenderci due parole su questa canzone o andiamo avanti a un'altra? È veramente cacofonica. Però, beh, ovviamente il testo è fico. È un dissing alla nuova scena dove tutti sì. Parlano di impicci, sì. E il livello più tecnico che raggiungono è quando proprio fanno gli extra beat, che però alla fine sono puerili e non sono vuoti. Almeno quello che mi è arrivato a me. Figo il ritornello dove dice che cerca di prendere bip bip e poi fa la fine delle c***e, perché alla fine è Willy coglione proprio. Willy coglione. Diceva la parola stessa. Vabbè, dai, allora andiamo avanti con l'altra, depressissimo. Che anche... E poi sangue di drago. Non ce la faremo. Dai, sangue di drago. Fatti depressissimissimo e triste, poverino. Vai. No, non è così. Piccolissimi conigli quando nascono cose. Tu che piovi. Se ti saprei perché ti piacciono, sono scherzi. Io sono depressissimo. Depressissimi. Fanculo inverno va, fanculo sfitto. Va camicia nuova in un negozio più vicino. Mi dice che nel coro con me sarà presente lui personalmente. Perché? Quindi è un sicario per mano di Dio che spazzerà via la trap inutile e la sua merda. Boondock Saint, grande rancore, bravo che vai da Gesù e ti fai dare gli schiaffi fortissimi che sono quelli che non hanno dato ai trapper i loro genitori. Allora, vogliamo leggere il testo perché sembra molto interessante. Il testo è bello perché inizia con una serie di... Quindi il testo è bello perché, cioè non è che dici c'è un qualcosa da dire, il testo è bello perché. La base è produzione di rancore, come ti è sembrata? Fica. Anche sì, quando entra coi violini. Esatto, allora inizia con una serie di superlativi e dice sono banalissimi quando li scrivi, però perché serve a riprendere poi. Stai il treno. Treno lunghissimissimo. Lunghissimissimissimo. È bello la strofa, il pezzo inizia con una serie di superlativi che poi servono a riprendere sempre il ritornello. Questa canzone dice il c***one qua. Sì, il c***one di rancore. Sì. Sì. E lui è un botto depresso perché io sono bravo, faccio il vero rap come i Noki. I tuoi artisti preferiti che fanno i soldi sono bravi solo a fare i soldi, ma non sono bravi a fare il rap, sono scarsi. Questo lo riprende anche in Bip Bip. E loro, i rapper che ti piacciono sono scarsissimi. Fare i soldi è loro l'unico talento artistico. Talento che io non ho e sto malissimo. La merda schifosissima, la guerra, la pelle che mi pizzica. Una major mi ha detto trovati un lavoro in questo rovo nerissimo da cui non ci si districa. Pesante. Però è esattamente quello che ti dice, esatto. La gente con il corpo. Questo è il pezzo che io dico. Quando sento le canzoni in radio voglio piangere. Sembrano inquinate da bassissime frequenze. Questa merda lo fa.
lo-fi di merda che è solo deprimente. Il lo-fi lo dice la parola stessa, ti porta giù. Lo-fi, certo, lo-fi. La musica è libera quanto un'ora d'aria in carcere. Non so i cantanti come fanno a fare queste scemenze. I soldi. Beh, tutto. Quella è la parte importante. Questo andiamo è il pezzo catchy che dice fanculo tutto, fanculo ridi, fanculo guerra, fanculo la droga. Ma soprattutto dice fanculo delle cose che normalmente non lo dice nessuno, tipo fanculo alla vita, fanculo all'amore, fanculo droga, sbirri, soldi. Però ha messo le parole chiavi delle canzoni dei ritardati. Sì. Fanculo guerra, droga, sbirri, soldi, pace, vita, amici, amore, to Italia, estate, inverno, chiave, le keyword. Strofa 2. Qua è diventato MJ. Un giorno stavo da solo, ho scritto la mia depressione. Ho riordinato a casa e ho comprato un buon vino. Quindi lui dice che cena con la depressione. Infatti qua tutta la discorso, ho bevuto per due ho fatto quanto un discorso, un'idra con una meba, bellissima, esatto, immagine. Io l'esempio della malattia di questa nuova era, la depressione, sì, appunto. Ringraziando ancora che il mio corpo non si è suicidato, la preghiera che fa. Il mio corpo non si è suicidato, non perché lui sa che poi sperimenta altre cose di cui non ne sappiamo un cazzo. Di cosa parla qua? Qua dice che la notte si alza e mette l'acqua dentro la teiera, scaldandola, la guardo bene mentre cambio stato. Quindi, questa è la metafora al muore il corpo ma cambia solo stato. Quello che dice anche Einstein, che niente si distrugge ma tutto cambia. Quindi è la sua è la prova empirica che anche se muori lo spirito pensante rimane. Allora, cosa succede? La mente usa il cervello per interagire con questo, sì, mondo. Ma quando il cervello muore perché muore il corpo, la mente sperimenta altre forme, okay, di vita. Ok, questa è una bella frase. Fuori dalla finestra sempre il solito tuffello. Io che per rotondare rischio ancora la bevuta. Che cazzo è la bevuta? La bevuta è quando ti pigliano gli sbirri. Va bene. Beh, qua ha fatto la beh, non so fai se trusci. Poi fa i trusciati. Oh, sono qua, ma fuori è sempre il tuffello. Non è che ok, lui posso spaccino perché lo dice anche in bip bip e tutti corrono. Che sia vabbè, spaccino. Alla fine se non vende, c***o. Strofa 3 è la più bella, okay. È che lui va in chiesa tutti i giorni, no? Tipo Marcellino, pane e vino e Don Camillo messi insieme. Va da Gesù, Gesù gli dice scemo di merda, gli dà uno schiaffo fortissimo. Lui schiva, per lo spostamento d'aria gli viene la polmonite. Si ferma a tossire, Gesù si leva i chiodi dai piedi, gli dà un calcio nei c***o fortissimissimo. Missimissimo. E dice, e vedi di fare il c***o. Gesù. Sì. Vabbè. Comunque aspetta, bella, perché poi gli dice bella questa cosa, l'orario che ricorda quelle suore in quella mensa. Cioè, andava da piccolo scuola, probabilmente andava in qualche tipo di, praticamente qua la, Gesù è la coscienza, sì, come e semplicemente gli dice il male ha usato il tuo linguaggio, quindi il rap, mettendoci due cose di poesia per camuffarlo e fare del male alla gente con lo-fi, appunto, sì, quindi parlando di minchiate e ritardando i ragazzini. E tu devi uccidere la serpe, quindi diventa un po' anche San Giorgio, San che uccise il drago. Ce lo tatuiamo San Giorgio con la faccia di rancore, con Gesù dietro che lo prende a schiaffi. Shaman, disegnamelo. E dice guarda, starò io con te nel coro, perché tu sei tra i giusti e farai scorrere fiumi di sangue e sarai il martello vendicatore del mio braccio destro che distruggerà il nemico sotto forma di loro. Allora, l'ultima per oggi è Sangue di Drago, che parlo con 5 minuti e 90. Cosa? Oh, ascolta, questo è un bel pezzo. Sangue questo di Drago lo facciamo alla fine? È l'ultimo. No, ma tipo alla fine del mondo? No, lo facciamo subito. Sangue di Drago, che Fada ha detto è un concept, no, di Skyrim. No, avevo letto. In realtà no, non è così. Riprende tantissimo dalla mitologia, la mitologia. Una vichinga. Vediamo. Vai. Questa piace un botto, te lo dico. Sa che principeggiare in Marte, vedi tutti i velieri e conoscere i nomi di me quel giorno di stare. Madonna. Farà gara con gli attori della. Altro che mezzo sangue. Sei prigioniera di una bomba. Con così tanta perfidia che rami. Ma invece era un drago che faceva fuori. Prendero sciogliere tutti gli incanti. Allora, racconto allora, siccome mi ha ricordato molto Gli occhi del drago, che è un libro di Stephen King, okay. Ma anche dice un vero principe deve avere tutte le virtù del principe. Deve avere ed essere affrancato a un vero mago che voglia stare seduto di fianco al re. Certo. Però il mago era cattivo. Condanna il principe a diventare un drago a guardia della principessa, sì. Perché il principe poi deve difendere la principessa, certo, no? Quindi il principe più puro, che poi doveva difendere la principessa, diventa un mostro. Principe buono affiancato al mago cattivo. Il mago cattivo l'ha trasformato in un drago, okay. Lui da drago continua a difendere la principessa. La principessa è impaurita dal drago. Certo. Principe e mago cattivo, allora chiama un altro principe cattivo, okay. E dice vai a uccidere il drago cattivo. Ok. Però il principe cattivo era un tiranno e non avevamo delle virtù del principe. Quindi uccidono il drago, che però era buono, che bastava un bacio alla principessa, che però quella non lo sa. Ovviamente. Il menestrello diceva c'è un oscuro disegno di maghi. Menestrello è lui. È la voce che, quindi, narra. Quindi lui è la voce narrante. E dice mi stanno impiccando perché io sto dicendo la verità, che il mago era cattivo, il principe che ha vinto il drago era un tiranno con tutto il suo esercito, okay. E la principessa sarà salvata, ma in realtà no, perché sta andando con un tiranno e un mago cattivo. E il principe buono che doveva salvare la principessa è morto, poverello, perché era il drago. Ma scusami, quindi e tutti vogliono. E il principe non voleva uccidere il drago per salvare la principessa, ma solo per il sangue di drago, che era ritenuto l'Isir di che diventavi un semidio. Questa è una
trasposizione del rap in questo momento? Può essere una trasposizione della politica, secondo me. Della politica globale. Non solo del rap. Perché attenzione, tutto quello che hai detto può essere riportato in giorni d'oggi con di quello che vedi alla tele, che quelli bravi, buoni e belli che vedi alla tele in realtà sono delle merde e degli stronzi, e quelli che odi alla tele poi li conosci e magari uccisi. Sì, 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 sì. È proprio il nostro complottismo intrinseco. Però questa storia è figa. Ah, com'era ancora? Ancora c***one. Raga, Barlor ancora non gli piace. Non è vero. Non l'aveva mai sentito. E siccome tutti quanti, tanta gente no, che più idolatra, mi dice ascolta quello, più sì, io non lo ascolto. Guarda, non ho mai neanche visto l'odio. Però c'è per lo stesso motivo. Però c'è da dire che ti posso assicurare che anche io questa cosa, ce l'ho anch'io questa cosa. Però rancore in quello che dice. Hai visto? Non è depressive. Non è tutto depressivo. No, è rabbia. È già allo stadio dopo. È la sì, rabbia che rancore, che rifiuta l'impotenza. Se accetti l'impotenza vai in depressione. Sì. Se la rifiuti vai già nello stadio successivo. Fotti l'impotenza, la depressione, e vai già in stadio di rabbia, però positiva, perché ti aiuta a fare qualcosa. Raga, noi vi salutiamo, ci vediamo settimana prossima con l'altra. Quindi a livello di storytelling medievale ci sono 16 barre, rancore, sì, mezzo sangue, no. Poi questo discorso faremo di mezzo sangue, lo facciamo alla fine di tutta la trilogia del Murubufu. Beh sì, no vabbè, infatti cantare rancore, siccome Murubufu mi ha pisciato male, me lo fai uno storytelling su Yukio Mishima, che lui si è suicidato in nome dei suoi ideali? Io non lo so. Quando il principe dice, lui pensa che la lealtà e la giustizia è solo una dottrina da invasati. Non gli fregava un cazzo di salvare la principessa. Lui lo faceva perché era come il fanatico religioso. Sì. Non era quello che sentiva Dio nel cuore. Era quel fanatico religioso che andava alle crociate per uccidere gli arabi. Esattamente quello. Non c'era una scelta. Lo stavi facendo perché ti sentivi d'obbligo. Quindi verso il drago. Poverino, è morto. Raga, con le lacrime di Barlo vi salutiamo. Di Barlo, e ci sentiamo la prossima settimana. E questo è un terzo di disco. Meno male.